è il secondo evento che noi organizziamo. Il primo è stato fatto per i festeggiamenti della Madonna Addolorata a Sant'Elia e questo è in onore della Madonna del Lume. Questa manifestazione è praticamente sci nautico. I bambini, questi sono tutti campioni, una realtà importante del nostro territorio che noi, come la città che vorrei, Santa Flavia, vogliamo valorizzare appunto perché è nel nostro territorio e quindi ci teniamo tantissimo. Noi come associazione e come Comune di Santa Flavia abbiamo voluto fortemente premiare i ragazzi del club nautico Solunto, da recente vincitore di svariati titoli del campionato italiano, europeo. Qua c'è una rappresentanza del club che ci dà tante soddisfazioni e con questo connubio abbiamo, in onore della Madonna del Lume, dei festeggiamenti, abbiamo portato questi campioni per poter far vedere la realtà sportiva del nostro territorio. Colgo occasione per ringraziare la Guardia Costiera che ci ha dato ausilio per la realizzazione della manifestazione, Roberto Riolo, presidente dell'associazione Club Nautico Solunto, il Comitato Festa Madonna del Lume, il presidente dell'associazione La Città che vorrei Adelaide Maggiore, per realizzazione con la speranza che sia l'inizio di svariate iniziative per il bene del nostro territorio. Penso che per il prossimo anno cercheremo di fare più possibile, di fare una cosa migliore. Lo sci nautico è uno sport acquatico che si pratica prevalentemente nei laghi, però in maniera diportistica anche presso il mare. Noi siamo una delle poche realtà in Sicilia che lo pratichiamo, e lo pratichiamo al lago di Caccamo, presso la diga Rosa Marina. Come potete aver visto, lo sci nautico si pratica nei specchiacqui con l'utilizzo di un motoscafo, dove appunto lo sciatore ha l'obiettivo di prendere boe o fare il maggior numero di punti in base a delle figure, o saltare da un trampolino e fare la maggior distanza possibile. Queste sono le tre principali discipline dello sci nautico. Io sono stato vice campione europeo nel 2017 e ho partecipato ai mondiali nel 2016 classificandomi undicesimo. Un'esperienza sicuramente da ripetere. Mi sono distinto in tutte e tre le discipline, slalom, figure e salto. Sono riuscito a portare a casa una medaglia d'oro in combinata. Il mio prossimo record che vorrei fare saranno i 3.009 o 3.010 punti di figure, slalom 16 boe. Sono vice campione italiano, il primo è Salvuccio Martorana. La disciplina che mi piace di più è figure, perché è come se ballassi sull'acqua, non so. Quest'anno ho partecipato agli italiani a San Gervasio e mi sono classificato primo in tutte e tre le discipline. Ho fatto anche il mio record per la prima volta. Record italiano under 10. 4.500 punti. La prossima gara si svolgerà a Caccamo, quindi sopra Termini Imerese. È una gara internazionale, si chiama Sicilia International. È la prossima settimana, invito tutti a venire a vederla. Più pubblico è sempre meglio per divulgare questo sport, che è un po' di nicchia, però noi cerchiamo sempre di renderlo più accessibile a tutti. Viva la Madonna del Lume!